Un pasticcio economico e sanitario, così Raffaele Fitto e i consiglieri regionali di Fratelli d'Italia hanno definito il nuovo reparto Covid allestito all'interno della Fiera del Levante. Oggi il sopralluogo dei rappresentanti dell'opposizione è all'interno della struttura. Sentiamo. A Fratelli d'Italia, con il gruppo consigliere regionale e anche con la presenza di noi parlamentari, insieme con Marcello Gemmato come coordinatore regionale, ha voluto toccare con mano e verificare sul posto questa realizzazione, visto che si parla di questo. Prendiamo atto di alcuni elementi che dopo questo incontro ci fanno uscire in modo ancora più preoccupante rispetto a ciò che è accaduto. Il primo elemento è quello che una spesa di 10 milioni di euro si è quasi raddoppiata fino a 17 milioni di euro. Il secondo elemento è che questa mattina ho chiesto più volte a chi ci ha accolto, abbiamo chiesto più volte di avere una risposta precisa sul fatto che i posti letto di questa struttura fossero che tipo di posti letto e quando disponibili. Beh, noi prendiamo atto che qui si realizzeranno 14, potenzialmente 28 posti letto di terapia intensiva e rianimazione. La domanda è ovvia, sarebbe bastato distribuire questi posti letto in tutti i reparti che già fanno questo in Puglia e avremmo aggiunto 3-4 posti letto di rianimazione e terapia intensiva in tutte le strutture provinciali, evitando di realizzare una struttura sulla cui funzionalità abbiamo tutti fortemente dei dubbi e soprattutto visto lo spreco di denaro che c'è non solo nella sua realizzazione, ma anche nel pagamento di un affitto che voglio ricordare di 111 milioni di euro, di 11, 111, scusate, mila euro al mese, che sicuramente ci pone mille domande anche sul futuro di questa struttura. Quanto tempo durerà? Come sarà organizzata? Per fare che cosa? Con quale personale? Quindi, sinceramente, ne veniamo fuori da questo incontro con molte perplessità e molti dubbi e con Marcello Gemmato e i consiglieri regionali ci poniamo il problema anche del seguito da dare dal punto di vista dell'iniziativa politica anche a quello che questa mattina purtroppo abbiamo toccato con mano.